Ho appena acquistato un'auto nuova diesel. Ho fatto male? Questa è ormai diventata una domanda ricorrente che in molti mi fanno, come in molti mi chiedono che motorizzazione prendere per la loro auto, soprattutto se la devono prendere nuova. E se il diesel è ancora una buona scelta, visto tutto il marasma che si sta facendo con il discorso della transizione. E la paura di sbagliare o addirittura di aver sbagliato è davvero tanta. In questo video proverò a rispondere a questa domanda consigliandovi soprattutto a seconda dell'utilizzo che ne fate o che ne andrete a fare. Prima di approfondire il discorso, però, voglio dire che in generale comprare un'auto diesel oggi non è una cosa del tutto sbagliata: non è che da domani non potranno più circolare o verranno bandite dal mercato. Prima che questa eventualità avvenga passeranno degli anni e intanto, a seconda dell'utilizzo che ne fate, eh, potrebbe essere ancora un'ottima soluzione. Detto questo, però, approfondiamo il discorso eh, rispondendo subito alla domanda che mi è stata fatta su Instagram. Eh, a proposito, se volete farmi qualche domanda o sapere in anteprima quello che vi proporrò qui su YouTube, è lì che dovete venire a trovarmi. Partiamo quindi. Ho sbagliato ad acquistare un'auto nuova diesel? Beh, per poter rispondere mi servono altri dati però. Primo su tutti, che utilizzo ne farai di quest'auto? Anzi direi che è la domanda più importante da fare per capire se l'acquisto è stato giusto o sbagliato. Tagliamo subito la testa al toro. Se ne fai un utilizzo prettamente cittadino, allora lascia stare. Il diesel non fa per te. Troppi sistemi anti che hanno bisogno di temperature e pressioni di esercizio che in città non arriveranno mai e ti ritroveresti con una marea di problemi. Se l'hai già acquistata, allora ci sono dei consigli che posso darti per limitare i danni. Fai regolarmente manutenzione, usa Diesel Plus o additivi per mantenere pulito il sistema di iniezione. Usa additivi per mantenere pulito il FAP e una volta ogni 15 o 20 giorni fai una trentina di chilometri in autostrada con il motore intorno ai 2500 giri in modo da permettere alle rigenerazioni di partire e soprattutto di finire. Comunque sul canale troverai diversi video in cui approfondisco proprio questo argomento. Se non l'hai ancora acquistata a te consiglio un'auto a benzina, anche ibrida i consumi saranno più alti del diesel, ma i problemi saranno molti meno. Se puoi permetterti una elettrica e hai un punto di ricarica sicuro, allora potrebbe essere la soluzione ideale per te, a patto che non ti ritrovi spesso durante l'anno a fare viaggi molto lunghi, magari in occasione del genere, se il viaggio è davvero troppo lungo potresti noleggiare un'auto termica. Se invece ne fai un utilizzo misto già le cose cambiano, visto che probabilmente unisci brevi tratti in città con tratti più lunghi su autostrade e superstrade, cosa che permette, come ti dicevo prima, di far arrivare il motore alle giuste temperature d'esercizio per un tempo adeguato. In questo caso il diesel rimane la scelta migliore, in rapporto soprattutto tra il prezzo di acquisto e i consumi. I consigli che ti ho dato prima, manutenzione, additivi, naturalmente valgono anche per te, ma rimani fino alla fine del video perché c'è un altro fattore importante da tenere in considerazione, che vale per tutti se sei un rappresentante sempre in autostrada macinando migliaia e migliaia di chilometri all'anno allora per te è ancora la motorizzazione ideale benzina e ibrido hanno consumi troppo alti per la tua economia aziendale e la batteria potrebbe non avere l'autonomia sufficiente per i tuoi viaggi quindi se è questa la tua mission allora Vai tranquillo, anche perché probabilmente a te le auto non durano molto e quindi se tra due o tre anni le cose saranno cambiate avrai modo di decidere diversamente. Bene, finiti i macrotipi di utilizzatori passiamo adesso ad una questione un po' più specifica. Quanti anni sei abituato a tenere un'auto? Questa è una cosa importante, ma la valutazione che andrò a darti non può essere certa perché l'andamento del mercato futuro non lo conosciamo né io né tu, per cui proverò a darti delle indicazioni che potrebbero però essere non del tutto corrette. Se l'auto la tieni 3 o 4 anni, allora vai tranquillo, in questo lasso di tempo non dovrebbe accadere nulla di tanto determinante da rendere il diesel obsoleto e non dovrebbe esserlo per i prossimi 10 anni, più o meno. Ma già se sei solito tenerla una decina di anni potresti essere al limite. Un intenso lavoro da parte di case costruttrici e aziende energetiche potrebbe accelerare il processo di transizione e questo ti porterebbe eh, a dover cambiare l'auto un po' prima del previsto. Se sei solito tenerla più a lungo, magari 15 o 20 anni, allora a te proprio non so rispondere. Mi dispiace. Magari arriveremo al 2035 e non si farà nulla, nessuna transizione, ma se il processo dovesse rimanere così come è stato previsto, allora potresti essere costretto a cambiare auto prima del previsto, molto prima del previsto, non solo per eventuali limitazioni, ma anche per altre questioni che adesso ti elencherò. Un primo problema potrebbe essere quello della rivendita della tua auto usata, perché se il mercato rivolgerà la sua attenzione maggiormente sulle auto elettriche, allora probabilmente la tua termica varrà poco o nulla. Tieni in considerazione anche questo, soprattutto se poi la cambierai poco prima del 2035. Soprattutto il diesel potrebbe avere una flessione molto importante, considera che molte case costruttrici su molti loro modelli non installano più unità a gasolio. Altra cosa da tenere in considerazione, sempre se l'elettrico la farà da padrona, saranno i costi di mantenimento della tua auto diesel, in generale dell'auto termica, con il prezzo del carburante che potrebbe salire molto in alto, per esempio, o la scarsità di ricambi aftermarket. Se ci sono meno auto in giro, probabilmente molti produttori e rivenditori potrebbero essere costretti a chiudere, così come le officine che già oggi scarseggiano di manodopera Specializzata. Figuriamoci quando molti di questi tecnici saranno degli elettromeccanici. Un'ultima cosa da tenere in considerazione è l'imminente arrivo della normativa Euro 7 nel 2025. Che, se rimarrà così come è stata scritta, potrebbe scoraggiare molti costruttori a produrre auto diesel più difficili da far rientrare nei parametri richiesti. Ma questo lo sapremo a breve. Probabilmente arriverà una proroga o più, presumibilmente, una prima fase meno restrittiva. Vedremo. So che qualcuno mi dirà che ci sono anche gli e-fuel, i carburanti sintetici, ma anche qui non c'è nulla di certo ed è un discorso che va trattato a parte, cosa che ho già fatto in alcuni video e li trovate sempre qui sul canale, ma che ha bisogno di qualche aggiornamento, per cui lo approfondiremo in un'altra occasione. Detto questo magari non sarà così, ma questo non lo so e non credo che lo sappia davvero nessuno. È un rischio, è un po' una scommessa ed è la cosa peggiore di tutta questa situazione. L'incertezza del futuro automobilistico, sia dal punto di vista della mobilità che da quello economico, peggiora una situazione già di per sé molto critica e amplifica ancora di più la sensazione che ci stiano prendendo per i fondelli. Tanto loro rischiano poco, siamo noi quelli che potremmo rimetterci le penne. Bene, basta, penso di non dover aggiungere altro. Come al solito, se avete dei suggerimenti o volete chiarimenti, fatemelo sapere qui sotto, in fondo questo video è nato proprio da una vostra domanda. Ah, un'ultima cosa, sto preparando una nuova serie di video, o meglio, vorrei preparare una nuova serie di video in cui sarete voi i protagonisti. Sarete proprio voi che registrando un video in cui mi parlate della vostra auto, delle esperienze con la vostra auto, potete diventare youtuber per un giorno. E già su instagram eh, ho spiegato qualcosina quindi se non lo fate venite a seguirmi da quella parte ma mercoledì prossimo ci sarà un video qua su youtube in cui spiegherò il tutto in maniera precisa per cui non mancate bene basta davvero ci vediamo al prossimo appuntamento allora ciao ciao